Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Speranza e carissimi amici dell'Unitalsi. Eccomi qui di nuovo, sono Rita e oggi vi tengo compagnia insieme a Lorenzo. Ecco, il consorte che molti di voi conoscono ormai da tantissimo tempo, specie nella famiglia unitalsiana. È un grande piacere sempre poter condividere con voi questo momento a Radio Speranza e per poterci, ecco, raccontare le nostre esperienze, per poter anche dare delle informazioni che possano accompagnarci nella settimana e oltre la settimana. Oggi festa molto importante, lo sappiamo, e vogliamo proprio soffermarci su questa grande festività dell'Annunciazione. E intanto, prima di andare avanti nella nostra riflessione, saluto tutti gli amici unitalsiani e saluto in particolare Federica, che è in viaggio verso Assisi, perché oggi, da oggi fino a domenica, abbiamo un impegno importante come Unitalsi nazionale, cioè il corso per gli animatori di pellegrinaggio. E penso che sia veramente, ecco, un momento formativo molto importante, perché sapete che diciamo che il carisma, che il fulcro del nostro stare insieme è proprio il pellegrinaggio. Siamo nati ai piedi della grotta di Lourdes e quindi il pellegrinaggio è quell'aspetto che dobbiamo curare nel modo migliore, per cui abbiamo tante persone che si sono appunto iscritte. Non è la prima volta che si fa questo corso per animatori, era stato sospeso per la pandemia e adesso siamo molto felici che si possa riprendere. Per noi è andata Federica, poi c'è una coppia di Avezzano, infatti sono andati insieme. E poi quale miglior luogo che Assisi, la patria di San Francesco, in questo periodo sicuramente centro importante per il messaggio della pace e della speranza. E adesso eccoci a questo momento spirituale. Rifletto con voi sull'Annunciazione attraverso le parole di Hermes Ronchi dal volume Le case di Maria. Santa Maria entra nella storia mentre in ascolto di un angelo e traccia il primo passo per chi vuole entrare in un rapporto vero con le creature, uomini o angeli. L'arte dell'ascolto. Ci mostra come fare spazio nella nostra vita all'ingresso della luce. Fa spazio alla luce chi ha saputo creare un'oasi di ascolto. È necessario molto silenzio per ascoltare lo stupefatto silenzio di Dio. A quelle parole Maria rimase turbata. Un attimo di smarrimento, ed è un attimo che nella nostra vita può durare anni. E seppure hai detto sì una volta, non sei mai al riparo dallo smarrimento. Ma non temere, Maria, dice l'angelo. Dio entra nella vita che è fatta anche di turbamenti, di emozioni confuse e porta nuove stelle polari. Entra nella vita anche se è inadeguata, o forse proprio per questo. Non temere la tua debolezza. Gli uomini non finiscono mai di essere pronti, ma Dio salva. Ma com'è possibile, risponde Maria, non conosco uomo. Mentre Zaccaria domandava all'angelo un segno, Maria domanda il senso. Porre domande è stare davanti al Signore con tutta la dignità di uomo. Accetto il mistero, ma uso anche tutta la mia intelligenza. Dico quali sono le mie strade e poi accetto strade al di sopra di me. Ma avverto il pericolo di far dire a Dio ciò che Dio non dice. E interrogo e cerco il senso. Infine appare lo stile di Dio. Ti coprirà con la sua ombra. La potenza si fa ombra. L'Altissimo si vela di carne, quasi si nasconde. Ombra su di una ragazza, fremito nel suo grembo.
Non lo troverai negli abbagli delle visioni, nello splendore del tempio, ma nella vita, che è un'anfora di ombre. Nel buio di un grembo sta la luce della vita. Solo la madre sapeva che era figlio di un annuncio del seme che sta nella voce di un angelo. Per entrare e dimorare nella vita, Dio si veste sempre di povertà, degli umili panni del servo. Non si impone, va cercato. E sarà accolto e generato solo da chi sa vivere in se stesso l'impegno di essere servo come Lui. Eccomi, sono la serva del Signore. La vicinanza di Dio crea servizio. In tutta la Bibbia, in tutta la storia, inscindibilmente, servizio a Dio e all'uomo. Ed allora oggi ancora l'angelo ripete, come ripete a Maria, ripete per noi, le tre parole essenziali. Non temere, verrà il Signore e ti riempirà la vita. Che bello questo annuncio di speranza. Maria ha ricevuto l'annuncio dall'angelo, un grande annuncio. Ma anche noi, se ci riflettiamo, se ci pensiamo, se ci interroghiamo, nel silenzio, nell'ascolto, come abbiamo detto all'inizio, possiamo scoprire l'annuncio che il Signore ha fatto a noi, in modi diversi, in luoghi diversi. Anche noi unitalziani possiamo riscoprire l'annuncio che il Signore ha fatto a noi. Quando? Come si è manifestato? Abbiamo temuto? Abbiamo fatto resistenza? Stiamo ancora facendo resistenza? Ecco, cerchiamo di metterci al servizio, di rispondere con entusiasmo. Non temere, Maria. Maria non ha temuto, anche se non capiva, era una ragazza umile, semplice, piccola. Ha deciso di fidarsi del Signore. Ella ha vinto il timore che spesso vince noi, il timore di affidarsi alla grazia, cioè all'amore gratuito di Dio, e volere invece confidare nelle proprie apparenti sicurezze. E allora possiamo senz'altro dire oggi, insieme a tutti gli uomini, insieme a tutta la Chiesa: grazie Maria che non hai temuto, hai detto il tuo sì, inizio della salvezza dell'umanità intera. Ecco, veramente grande festa questo grande annuncio che ha sconvolto, capovolto la vita degli uomini di tutti i tempi. Ed oggi sappiamo, penso che un po' tutti sappiamo, in questo giorno così importante, il Papa ha deciso di fare questo atto grandissimo di consacrazione dell'umanità ed in particolare dell'Ucraina e della Russia al cuore immacolato di Maria. A chi ci si può raccomandare se non a lei, alla madre che ha accolto nella sua semplicità, nella sua povertà, questo seme di vita e ha sofferto per il Signore, se non appunto al cuore immacolato. E poi infatti Lorenzo ci leggerà a proposito di questo grande evento di oggi, evento mondiale, qualcosa, appunto un articolo, per capire un pochino, ecco, come è avvenuto e come si svilupperà. Intanto noi oggi pregheremo insieme, è venerdì di Quaresima, e già l'altra volta, appunto dalla voce di Federica e di Antonella, avete saputo e appreso che stiamo portando avanti una Via Crucis molto bella, molto profonda, in dialetto. E oggi saremo nella parrocchia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista a Monte Silvano, dove parroco il nostro caro Don Emilio, che ci accompagna anche lui nella nostra vita unitalziana, si fa compagno di viaggio, ci sostiene. Saremo lì e probabilmente dopo la nostra Via Crucis,
con i nostri amici Antonella, Stefania, Nicoletta ed altri, tanti altri che si sono uniti anche strada facendo. E poi anche noi reciteremo questo atto bellissimo, che è veramente molto bello, una preghiera che potremmo anche nelle nostre case rileggere, riapprofondire. Reciteremo insieme questo atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. E adesso, prima di passare la parola a Lorenzo e prima di darvi delle varie informazioni su quanto andremo facendo in settimana, un momento di pausa musicale proprio per immergerci ancora di più in questo grande annuncio dell'angelo a Maria. Bene, carissimi ascoltatori di Radio Speranza, amici dell'Unitalsi, riprendiamo questa, dopo questa bellissima pausa musicale che ci ha introdotto, immerso ancora di più nel mistero dell'Annunciazione e nel cuore, nel grembo di Maria, riprendiamo la nostra trasmissione. Ecco, abbiamo letto una riflessione dalle Case di Maria di Hermes Ronchi proprio sull'Annunciazione, e da questa riflessione voglio solo ripetere una cosa: questo annuncio porta Maria a mettersi al servizio, ed è un invito anche per noi, ancora di più per noi unitarsiani, ma per tutti, a metterci e a rinnovarci sempre nel servizio, per chi è vicino, per chi è lontano. Oggi pomeriggio c'è qualcosa di molto molto importante. Adesso do la parola a Lorenzo, che condivide con me questo spazio, e lui vi leggerà qualcosa a proposito. Grazie. Oggi il Papa invita tutti ad unirsi a lui nell'atto di consacrazione dell'umanità e della Russia e dell'Ucraina in particolare al Cuore Immacolato di Maria, che celebrerà intorno alle 18:30 in San Pietro. La sala stampa vaticana intanto diffonde la lettera invito che martedì pomeriggio è arrivata a tutti i vescovi del mondo e pubblica il testo in 35 lingue della preghiera di consacrazione che verrà pronunciata oggi. Caro fratello, è trascorso quasi un mese dall'inizio della guerra in Ucraina, che sta causando sofferenze ogni giorno più terribili a quella martoriata popolazione, minacciando anche la pace mondiale. Così inizia la lettera del Papa ai vescovi del mondo. La Chiesa,
in quest'ora buia, continua il pontefice, è fortemente chiamata a intercedere presso il principe della pace e a farsi vicina a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto. Francesco spiega che, accogliendo anche numerose richieste del popolo di Dio, ha deciso di compiere un solenne atto di consacrazione dell'umanità, in modo particolare della Russia e dell'Ucraina, al Cuore Immacolato di Maria. Un atto inserito al termine della celebrazione della penitenza, il cui inizio è fissato per le 17 e che quindi ci sarà intorno alle 18:30 ora di Roma. Un atto che vuole essere un gesto della Chiesa universale, che in questo momento drammatico porta a Dio, attraverso la Madre sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza. Ecco quindi l'invito ai Vescovi a unirsi a tale atto, convocando nella giornata di venerdì 25 marzo i sacerdoti, i religiosi e gli altri fedeli alla preghiera comunitaria nei luoghi sacri, così che il popolo santo di Dio faccia salire in modo unanime e accorato la supplica alla sua Madre. In contemporanea alla celebrazione di Roma, l'atto di consacrazione sarà compiuto anche a Fatima e alla preghiera si unirà, dalla sua residenza in Vaticano, anche il Pontefice Emerito Benedetto XVI. Ebbene, vedete allora ecco quale grande importanza che ha questo atto di oggi. Tutti possiamo unirci, anche nelle nostre case. Anche nel nostro gruppo WhatsApp dell'Unitalsi abbiamo girato questo atto di consacrazione, questa preghiera veramente, veramente profonda e bellissima, che, come vi dicevo prima, che possiamo meditare anche sempre, anche durante le nostre giornate. E solo una piccola parte vi leggo di questo atto di consacrazione. Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu, terra del cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo. Estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, ottiene al mondo la pace. Questo è un piccolo stralcio di quella che sarà la preghiera. Dicevamo prima che oggi pomeriggio, per chi può, ci vedremo alle ore 17, anche qualche minuto prima, nella chiesa di San Giovanni Apostolo Evangelista per la nostra consueta Via Crucis in dialetto. La porteremo avanti anche negli altri due venerdì, il primo aprile saremo a San Luigi e poi vi daremo informazioni più dettagliate sugli orari e l'8 aprile nella parrocchia del Santissimo Crocifisso. Intanto vi dico che domenica scorsa siamo stati, vero Lorenzo, in alcune parrocchie con le nostre piantine. Dove siamo stati domenica scorsa? Al Santissimo Crocifisso. E a San Gabriele. E a San Gabriele. Che dici, come abbiamo trovato, cioè le persone, i fedeli, come hanno accolto questo simbolo? In maniera molto positiva, sono stati sempre riconoscenti anche negli anni precedenti a questo nostro dono, chiamiamolo così, ecco, dono della piantina, ma anche la motivazione è molto sentita dai parrocchiani. Sì, è vero, temevamo perché giustamente molti fanno raccolte per l'Ucraina, mi sembra più che giusto, invece secondo me hanno visto, le persone vedono in questo alberello che può essere regalato anche a Pasqua un simbolo di pace. E saremo domani e dopodomani nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa in Via Sele, nella parrocchia sempre di San Giovanni Apostolo Evangelista con le nostre piantine, a Santo Stefano, dove è il nostro assistente Don Gregorio, e a San Luigi. Prima di lasciarci, permettetemi di rileggervi la 13ª stazione in dialetto. Gesù, deposto dalla croce.
la mamma santa sotto sta aspettà che gli schiovene lui fie benedetta. Quando le calene se le stringe in petto e gli abbagna di lacrime la faccia, gli allisce li capill, la carezza, gli arstruca lo sangue e lo sudore, se le stringe forte sul cuore, come quando erano creature. Nu dolore più forte n'ha mai vista, ma essa le supporta. E mamma a Cristo. E a Maria, con questa meditazione, vogliamo affidare tutti quei giovani che sono in guerra, affinché nel momento della sofferenza e della morte possano sentire l'abbraccio tenero, caldo, affettuoso della mamma, della loro mamma e della mamma celeste. E affidiamo contemporaneamente tutte le mamme di questi giovani affinché siano aiutate dalla mamma celeste a sopportare questo grande dolore e siano da lei consolate. Bene, con questa preghiera noi vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi aspettiamo per le nostre piantine e ci risentiamo la settimana prossima. Buona settimana a tutti. Arrivederci.